Indovinate dove mi trovo? Su una delle novità 2018 di BMW, qui al Salone di Ginevra. È la serie 2 Active Tourer, che come la Grand Tourer è stata rinnovata nell'estetica ma anche agli interni. Lo potete vedere, il frontale non è stato rivoluzionato, è solamente stato aggiornato. Le griglie frontali tipiche BMW sono un pochino più grandi, le danno un tocco moderno. Anche i fari hanno la stessa linea, ma sono presenti dei nuovi LED che le conferiscono un look molto più vivo. Inoltre, anche passando alla parte posteriore, possiamo vedere qui l'imbocco della benzina posto lateralmente, e anche i fanali posteriori, come quelli anteriori, sono stati rivisti, appunto per dargli un pochino più di modernità. Infatti era un modello che era già presente da diversi anni in gamma. Non è solo lei che è stata rivista nel look, ma anche la X4, il SUV sportivo della casa di Monaco, che nonostante sia stato presentato pochissimo tempo fa, è già stato rivisto nell'estetica. Si trova là in fondo, seguitemi. Il nuovo X4 si basa sulla stessa piattaforma del BMW X3. Ovviamente è stato rivisto nell'estetica, ma non solo, sono cresciute anche le dimensioni. Stiamo parlando di ben 8,1 cm di lunghezza in più, 3,7 cm di larghezza e più 5,4 cm di passo. È stata rivista l'estetica a partire qui davanti dalla griglia, che cresce di dimensioni, e anche i fari a LED sono stati ridisegnati in nome della modernità. Inoltre questa è la versione M Sport 40D, molto più sportiva e divertente da guidare. Guardate qua davanti le pinze a 4 pistoncini, molto grosse dimensioni, ovviamente devono rallentare questo mezzo potente e poderoso. Anche la parte posteriore è stata ridisegnata, con i fari lunghi e stretti che arrivano fino al bagagliaio. Inoltre, cattivissimi i due scarichi di forma trapezoidali qua in basso, che le danno un tocco davvero sportivo. Il teatro di BMW al Salone di Ginevra si chiude con un prototipo inedito, si chiama M8 Gran Coupé. Lo vedete, dimensioni abbastanza ingenti ma linee da sportivissima. Guardate com'è cattivo il posteriore con questi quattro scarichi e l'estrattore dell'aria lì in basso. Fari cattivissimi in stile BMW, posteriori stretti e allungati, e questi cerchi con dei pneumatici veramente larghi. Anche davanti la firma è tipica BMW, con queste prese d'aria belle grosse davanti che le conferiscono un look da vera turismo. Veramente incavolata questa macchina, a me fa impazzire. Speriamo di rivederla tra qualche anno nei futuri saloni di Ginevra.